Violenza sessuale aggravata nei confronti di diversi ragazzi minorenni, per lo più stranieri. È questa la pesante accusa che ha portato all'arresto di Giuseppe Garioni, 56 anni, storico presidente della società di calcio Torrazzo e della Onlus Viscontea, funzionario in amministrazione provinciale a Cremona, già consigliere comunale dei DS. L'uomo avrebbe in molteplici occasioni costretto i minori a subire atti sessuali. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile di Cremona hanno evidenziato che gli abusi sarebbero avvenuti non solo in casa sua, ma anche negli spogliatoi e negli uffici della società di calcio per ragazzi di cui lo stesso era presidente. Al dirigente sportivo è anche contestata la prostituzione minorile, perché in cambio dei presunti abusi avrebbe corrisposto denaro e un ciclomotore. Al momento Garioni si trova agli arresti domiciliari con il divieto assoluto di comunicare o avvicinare minori e i suoi computer sono ora al vaglio degli investigatori. Si è trattato di un'attività di indagine che ha fatto emergere un contesto abbastanza appunto, degradante sotto certi aspetti, ma sicuramente inquietante per, appunto, per le modalità con le quali venivano perpetrati questi abusi, dovuti al fatto che questa persona ricopriva comunque un ruolo che lo vedeva a contatto con tantissimi minori. Abbiamo appurato al momento quelli che sono solo 6 casi, di violenze o di abusi che sono stati, mossi nei confronti di persone che vanno dai 12-13 anni fino ai 14-15 anni. Però abbiamo ragione di pensare che siano molti di più le persone che possono essere state oggetto di attenzione da parte di questa persona, e l'invito che facciamo, cogliendo l'occasione, è proprio quello di a questo punto denunciare eventuali situazioni simili, appunto, che hanno colpito altri minori. Come è partita l'attività d'indagine? L'attività di indagine ha avuto inizio con una segnalazione che si riferiva a un episodio assai risalente nel tempo, tant'è vero che anche appunto andato in prescrizione, e quindi da qui questo episodio è stato denunciato direttamente alla Procura della Repubblica. Il procuratore ha voluto ovviamente approfondire questa segnalazione, verificando innanzitutto la fondatezza della stessa, dopodiché si è voluto anche accertare l'attualità, la possibile attualità di queste condotte, e quindi in considerazione del ruolo che rivestiva questa persona, che riveste attualmente questa persona, cioè di presidente di questa associazione di calcio, la Torrazzo, e anche di legale rappresentante di questa Onlus, la Onlus Viscontea, che si occupa proprio di aiutare i giovani, i ragazzi. Ecco che sulla scorta di questo abbiamo effettuato ulteriori accertamenti che hanno fatto emergere quello che era un vero e proprio sistema che utilizzava questa persona per poter approcciare i ragazzi e poi ovviamente perpetrare questi tipi di abusi. Le presunte vittime hanno tra i 15 e i 17 anni e avrebbero subito le attenzioni del loro presidente quando ne avevano 12-13. I ragazzi, quando sono stati sentiti, erano apparentemente tranquilli, forse non consapevoli del tutto di quello che era successo. Abbiamo dovuto ovviamente anche rompere all'inizio quelle naturali, prevedibili reticenze che ci sono nel raccontare di certe vicende che colpiscono nell'intimo e nell'intimità, appunto, una persona, che sicuramente poi hanno o possono avere delle conseguenze anche molto gravi per il futuro.